Tadej Pogačar nel giorno del ritiro di Fabio Arola, UAE vince ancora con il bis di Pikachu. Pogačar, lo sloveno, vince ancora bis qua alla Vuelta, il ventenne ancora sorprende perché arriva insieme a Primož Roglič, gli unici che diciamo non sono saltati in questa durissima salita, che addirittura è arrivata a toccare le pendenze del 25-26%. Fatto sta, Pogačar continua a sorprendere e questa Vuelta è veramente in dominio degli sloveni, direi, perché sono gli uomini più in forma sicuramente, con Primož Roglič che ha ribadito ancora una volta il suo dominio sulla corsa roca e che continua ad imporre legge in maniera dominante, direi. È uno che dopo questo Giro d'Italia sembra sia ancora più maturato e abbia continuato nel suo percorso di crescita. Invece Pogačar, il corridore più giovane che si è presentato alla rampa di partenza a questa Vuelta a Spagna e che sta sorprendendo il mondo intero. Con gli uomini Movistar che invece saltano, c'erano praticamente fino a 3 km dalla fine Valverde, Quintana e Soler, nel gruppo dei migliori, sono tutti e tre saltati, con Valverde e Quintana quarti e quinti, e quindi comunque si allontanano con Roglic, che adesso a 2 minuti e 25 praticamente su Alejandro Valverde, e 3 minuti e 40 addirittura su Nairo Quintana, che direi è sempre più staccato dalla corsa alla maglia roca. E direi che insomma Quintana adesso si defila abbastanza e le gerarchie in casa Movistar cominciano a pendere anche dalla parte di Alejandro Valverde. Poi vedremo come gestiranno questa situazione. Poi arriva terzo la Turchi, ha rubato la buona praticamente ai due Movistar che arrivava dalla fuga, Pierre Latour, bella azione la sua. Se non c'erano questi due mostri in stato di grazia, allora sì che magari Latour riusciva a compiere una straordinaria fuga, ma soprattutto Miguel Angel Lopez delude. Quell'uomo che sembrava più in forma, l'ha detto anche Magrini, parte, 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 invece l'Astana che aveva ancora una volta eseguito il lavoro alla perfezione, sembrava Lopez stesse ancora una volta bene e invece non sta bene. Ancora una volta l'Astana fa un grande lavoro, ma con un Miguel Angel Lopez che invece non salta al momento del dovere e saluta anche il podio provvisoriamente, perché viene scalzato da Pogačar per una quindicina di secondi, con adesso Tadej Pogačar che mantiene anche la posizione della maglia bianca. Ecco, in questo momento veste anche la maglia bianca il quasi 21enne sloveno, direi che a questa Vuelta si è presentato da quasi sconosciuto ai più e che invece sta stupendo. Il primo anno da protagonista, la prima grande corsa a tappe, vince due tappe in salita, due delle tappe regine. Oggi al Santuario da Coba, in una salita veramente immane, lo squillo di Tadej Pogačar davanti a un dominante Primož Roglič. Insomma, gli sloveni diciamo starà dominando questa Vuelta a Spagna. Chissà che davvero Pogačar non possa anche scalzare Valverde, visto la condizione in cui si trova il giovanissimo sloveno. Comunque Roglič direi che a questo punto è veramente favoritissimo per la vittoria finale. Sembra veramente impossibile andarla a scalzare e i distacchi comunque cominciano ad essere anche imponenti. Dopo la crono continua anche a dimostrarsi in salite e direi che a questo punto diciamo ci sta mettendo una bella pietrina sopra. Poi non si sa mai. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un like, iniziate al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto arrivederci, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.